Elenio Cicchini, uno degli organizzatori del Macchia Blues edizione 2008, ormai da tantissimi anni si ripropone questo festival che attira numerose persone anche da fuori regione. Sì, infatti l'obiettivo principale del festival è quello di aprirsi all'esterno, di attirare un numero di spettatori enorme, soprattutto dalle regioni limitrofe, e quest'anno con il concerto di Johnny Winter, unico concerto per il meridione, puntiamo proprio ad un successo di pubblico enorme, soprattutto dalle regioni del sud Italia. Johnny Winter è uno tra i tanti. Cosa serba il programma di quest'anno nel Macchia Blues? Ecco, dalla direzione artistica ha ampliato il numero delle giornate, sono 4 giornate. Partiremo il mercoledì 30 luglio per finire il sabato 2 agosto e oltre Johnny Winter che aprirà la prima serata che si svolgerà in un luogo di Macchia di Serni a sorpresa, non in piazza, per una scena che stiamo preparando particolare. Dopo si avranno altre 3 giornate con Earl Thomas, Shakura Saida, Eddie The Chief, insomma dei personaggi che sono sull'onda del blues odierno e che hanno ospitato anche tanti altri festival importanti e comunque insomma caratterizzano il Macchia Blues come ufficialmente forse il miglior festival del sud Italia di musica blues. E poi è anche occasione in qualche maniera per voi giovani del posto di riunirvi, di ritrovarvi e di focalizzare i vostri impegni, la vostra attenzione su qualcosa di concreto, appunto la realizzazione di un festival che ha valore e sicuramente rilievo a livello nazionale se non addirittura internazionale. Sì, fondamentalmente quello è il primo obiettivo, è il movente principale che ci spinge ad operare nella zona, ovvero creare qualcosa di attraente in una parte di territorio, in una parte d'Italia che purtroppo non è che ci dia tante possibilità se non appunto attraverso queste iniziative giovanili. Ecco, che sia anche di esempio per altri giovani e per le generazioni future ad organizzare degli eventi e a occupare il tempo in qualche modo utile, insomma.